Non so che cosa cambierà, certo non c'è dubbio che gli avvenimenti, sarebbe ipocrita dire che questi non incidono sul sistema politico italiano, avranno sicuramente delle ripercussioni, mi auguro che si possa affrontare il problema politico prima che giudiziario, che è un vulnus complessivo perché è il primo caso in un paese occidentale dove il leader attuale di un grande movimento maggioritario nel paese sia privato dei diritti politici. Questo è un tema, è un vulnus politico, prima ancora della vicenda giudiziaria oppure della pena. E credo che il Paese questo tema debba affrontarlo, soprattutto la politica, complessivamente la politica, perché è un problema di garanzie. E dall'altro chiaramente essere molto attenti a individuare, identificare i livelli di responsabilità e quindi in particolare di avere una di non fare pressioni su alcune cariche istituzionali, in particolare al Quirinale e al Capo dello Stato, che deve essere fuori dalle pressioni di ogni tipo e da qualsiasi parte vengano, perché mentre da una parte noi giudichiamo solamente su questa azione il centrodestra, guardiamo quello che sta succedendo al centro-sinistra, cioè di fronte a una presa di coscienza di tutto il sistema politico non mi pare che ci sia una risposta sufficientemente matura, riflessiva, seria da parte del centro-sinistra. Oggi c'è stata soprattutto una difesa protettiva e di attacco, e quindi l'anti-berlusconismo come sempre la fa da padrone del centro-sinistra, che è un male, bisogna invece ragionare erga omnes sulle garanzie che vanno fatte, date alla politica nella maniera giusta, considerando che ogni cittadino è uguale di fronte alla legge, però c'è chi ha una rappresentanza politica istituzionale, rappresenta milioni e milioni di cittadini, questo problema politico è un problema che va risolto.